C'è una fesseria terribile che regolarmente e periodicamente vedo girare in rete. Quella del maestro che deve essere per forza più bravo dell'allievo in tutti i campi. È una fesseria terribile perché, tra l'altro, porta a un pessimo atteggiamento da parte di certi istruttori nei confronti dei propri allievi. Vediamolo in dettaglio e facciamo un passo indietro. Qual è lo scopo dell'insegnante? Lo scopo dell'insegnante non è quello di creare delle fotocopie di allievi uguali a lui, o peggio ancora delle brutte copie di allievi che più o meno facciano quello che fa lui, ma mio Dio, non sia mai che lo superino. Il compito vero dell'insegnante è creare qualcosa di diverso e di migliore. Questi due elementi sono imprescindibili da quello che è un insegnamento corretto e direi anche sano. Perché diverso? Diverso perché il miglioramento, il cambiamento e l'evoluzione avvengono per diversità, non per uguaglianze. Qualsiasi nuova invenzione, appunto, era qualcosa che rompeva gli schemi con ciò che era stato fatto precedentemente. Questo è estremamente importante se noi parliamo di un sistema in evoluzione e in continuo miglioramento, che, per intenderci, si adatta ai tempi e alle persone. Perché migliore? Perché se l'allievo non supera mai il maestro, quello che noi abbiamo è un progressivo peggioramento della qualità del sistema, generazione dopo generazione di maestri. Per cui ben vengano gli allievi che superano i propri maestri, perché vuol dire che hanno avuto ottimi maestri.